Ciao a tutte e bentornate sul canale. Oggi andremo a realizzare questa farfalla. Per realizzarla ci servirà un rivoli da 14 mm, dei mezzi cristalli o dei bicono da 4 mm, delle twin, delle rocaille 11-0 e delle rocaille 15-0. Io oggi, per semplificare un po' il lavoro, andrò a utilizzare diversi colori di twin, così riuscite a capire meglio i vari passaggi. Per iniziare dobbiamo alternare 8 bicono a 8 rocaille 11-0. A questo punto chiudiamo a cerchio. Uscendo dalla rocaille andremo a inserire sul lago 5 11-0. Ed entriamo nella rocaille successiva. Lo facciamo per tutto il giro. Una volta finito il primo giro, dobbiamo salire nella terza rocaille e questa volta ne inseriamo 7 ed entriamo nella terza dell'archetto successivo. E anche questo lo facciamo per tutto il giro. Adesso, uscendo dalla quarta rocaille, andiamo a inserire una 15-0 e entriamo nella quarta successiva. Anche questo lo faccio per tutto il giro. Adesso inseriamo il rivoli all'interno e tiriamo il filo. Ripassiamo due o tre volte dentro tutto l'ultimo giro appena fatto e fin quando il lavoro non rimane chiuso. Adesso siamo pronti per iniziare la lavorazione delle ali. Risaliamo, usciamo dalla rocaille laterale. E inseriamo una 11-0, una twin, una 11-0 ed entriamo nella rocaille di fronte. Anche questo lo facciamo per tutto il giro. Adesso passiamo attraverso la 11-0 e inseriamo un'altra 11-0. Saliamo nel foro superiore e inseriamo adesso una 11-0, una twin, una 11-0, una twin e un'altra 11-0. Entriamo direttamente nella twin davanti. Adesso facciamo la stessa cosa, quindi una 11-0, scendiamo sotto. Passiamo attraverso le 11-0 che troviamo, inseriamo un'altra 11-0 e ripetiamo la sequenza di prima. Quindi andiamo avanti. Eccoci qua. Adesso saliamo attraverso le due 11-0. Inseriamo una 11-0, poi tre
Twin. Ed entriamo nella prima che troviamo, entriamo nel foro della prima twin che troviamo. Così. Adesso ne inseriamo altre due. Entriamo in quest'altra. In tutto sono 5. Adesso la lavorazione delle ali la iniziamo sempre da destra, quindi dobbiamo tornare sempre verso destra. Da qua scendiamo giù, ripassiamo attraverso le twin e le 11.0. E usciamo Kyle prima della twin. Inseriamo 2 11 0, 1 e 2. Entriamo nella prima twin che troviamo. Inseriamo altre twin. Una. Poi siamo a 3, 4. E 5. Questa, l'ultima, la tiriamo in fondo. Oh, scusate. La tiriamo verso il basso. Inseriamo 4 11 0. Entriamo nella prima in basso. Andrà a posizionare in questo modo qua. Come dicevamo prima, dobbiamo ripassare di nuovo dentro le twin e le rocaille. Risaliamo il rumore che sentite è il cane che sta grattando sul divano. A questo punto dobbiamo andare in questa super duo, in questa twin quassù, quindi inseriamo sul lago altre 4 11 0. E saliamo a questo punto inseriamo una 11.0. Una twin, una 11.0. Ed entriamo nella twin successiva. Qui inseriamo solo una twin.
ed entriamo quella dopo. Adesso facciamo lo stesso lavoro di quest'altra, quindi 1110, una twin 1110. E qua di nuovo solo la twin. Adesso inseriamo 2 11 0 e entriamo in queste qua sotto. Ritorniamo indietro. Risaliamo. Adesso qui, uscendo dalla 11.0, passiamo nella twin davanti e da qua inseriamo 2 twin ed entriamo in questa qua sopra. Così inseriamo di nuovo 2 twin. Anche stavolta prendiamo un'altra twin, la portiamo verso il basso, mettiamo sul lago 2110 e rientriamo in queste qui. Così. Adesso, come sempre, torniamo dall'altra parte. Risaliamo, inseriamo 2110 e entriamo nella twin che incontriamo. Adesso inseriamo un'altra 110. Inseriamo 4110 entriamo in questa e qui inseriamo 1 twin per ogni spazietto, una, due, tre, quattro,
Adesso inseriamo una 11-0. Entriamo in questa bassa. Altre due. Ritorniamo verso destra. Partendo dalla terza delle quattro rocaille, inseriamo sul lago altre tre rocaille. Entriamo in questa quassù. Così. Adesso dobbiamo lasciare una 11-0 tra ogni twin che incontriamo. Uscendo dall'ultima, inseriamo sul lago 3-11-0. Entriamo in questa qua sotto e da qua ne inseriamo altre due. Entriamo in questa. Come prima torniamo in fondo. Dobbiamo tornare a uscire da questa rocaille qua su. Adesso dobbiamo inserire 3 11-0, entriamo in quella dopo, altre 3 11-0, entriamo in quella dopo, questa qui invece ne vuole due. Una e due. Ok. Adesso torniamo di nuovo indietro. Da qui saliamo. Andiamo in questa, poi da questa qua ci uniamo direttamente all'archetto successivo. Entriamo nella terza e anche da qui entriamo direttamente nell'archetto, nella prima dell'archetto successivo. In modo da bloccare bene le rocaille. Questa è la prima ala della farfalla, questa qua sopra. Adesso dobbiamo andare a fare quest'altra. Per quest'altra basta semplicemente passare tutte le twin rocaille che troviamo, girare il lavoro, l'ala la lavoriamo da dietro in modo da poter usare lo stesso tutorial uguale. E che viene tutto più semplice. Adesso che abbiamo finito le prime due ali davanti, possiamo iniziare quelle dietro. Quindi saliamo nella twin, inseriamo, scusate, due twin, ci inseriamo da quest'altra parte, da qui ne inseriamo tre.
Tiriamo in basso, tiriamo verso il basso. Mettiamo sul lago una 11.0 ed entriamo nella 11.0 che troviamo in basso e come prima dobbiamo trovarci a uscire verso destra. Adesso uscendo dalla twin qua in basso inseriamo una 11.0, una twin ed entriamo nel foro superiore della twin quassù. Ed inseriamo un'altra twin. Ed adesso 3.11.0 ed entriamo in questa qua sotto. Stiamo uscendo da questa. Inseriamo 4 rocaille. E saliamo qui. Adesso dobbiamo inserire una 11.0, una twin, un'altra 11.0, una 11.0, una twin, un'altra 11.0 ed entriamo in questa davanti. Facciamo la stessa cosa per la prossima. Di 1, 2, 3, entriamo qui, inseriamo qui mettiamo solo una twin, e qua giù facciamo la stessa cosa di prima, quindi 1, 2 e 3. Inseriamo 2, 0 e torniamo verso il basso. Ripassiamo dentro tutte e usciamo da questa parte qua. Dobbiamo uscire adesso da questa rocaille qua giù. Inseriamo 4 rocaille e saliamo quassù. A questo punto questo è il lavoro che abbiamo appena creato. Adesso ripassiamo dalla twin e come prima torniamo da quest'altra parte.
uscendo dalla Twin, inseriamo sul lago due rocaille. Entriamo in questa sopra albicono. Inseriamo 5 rocaille. Inseriamo 5 rocaille e ci inseriamo in quella successiva. Adesso ne inseriamo 3. Ragazze, purtroppo ha smesso di registrare e non mi sono accorta. Comunque ho messo inserite 5, mi sono collegata all'altro bicono, dopodiché ne ho fatte 3 e sono entrata dentro la twin, 3 e sono rientrata dentro la rocaille sopra il bicono e così via, per tutte twin e biconi. 3, 3, 3, fino ad arrivare a questo qua giù. Qua ne dobbiamo inserire 4 e possiamo entrare in queste basse. Contando dal basso troviamo una, due, tre e 4. Dalla quarta dobbiamo uscire. Noi stiamo venendo dall'alto perché comunque non è importantissimo dove ci andiamo a collegare. E entriamo nell'ala davanti. Saliamo fino alle rocaille prima delle twin. Tiriamo, ritorniamo sull'ala posteriore e rientriamo nell'altra ala, nelle due prima della rocaille del bicono. Adesso risaliamo, ripassiamo dentro. Ripassiamo dentro alle prime quattro rocaille che incontriamo. Entriamo direttamente in quest'altro archetto. Entriamo nelle prime 5. Poi risaliamo in quest'altro e andiamo avanti come abbiamo fatto per l'altra ala. Ok, un'ala è fatta, adesso dobbiamo andare a fare l'ultima. Usciamo da questa parte qua, giriamo il lavoro, usciamo da questa parte e ripetiamo gli stessi passaggi che abbiamo fatto per quest'altra ala. Ok, adesso non ci rimane che fare la parte dietro, questo triangolino qua e le antenne. Uscendo dalla quarta, inseriamo sul lago 5 rocaille. Ripassiamo dentro tutte le rocaille 2 volte. Adesso non ci rimane che andare a fare le antenne. Quindi usciamo dalla rocaille che si trova qui in mezzo. Inseriamo sul lago 16-11-0. 16. Tiriamo in fondo.
e rientriamo nelle ultime quattro. Ripassiamo un'altra volta dentro tutte e quattro, poi scendiamo in giù, dentro tutte le rocaille appena inserite, poi ripassiamo di nuovo, sempre dalla stessa direzione, dentro la rocaille qua in mezzo, da dove stavamo uscendo, tiriamo e facciamo la stessa cosa da quest'altra parte. Una volta fatto, uscendo dalle rocaille qui laterali, entriamo direttamente nelle antenne. Entriamo direttamente nell'altra antenna, risaliamo su tutto come abbiamo fatto adesso. Ok, una volta usciti, entriamo in questa qua. Adesso non ci rimane che rientrare dentro tutto il perimetro, comprese le antenne, e chiudere il lavoro. Vi saluto e ci vediamo al prossimo.